Cosa accade quando io compio questo cammino nella mia anima di discesa? Mi ha chiesto Eleonora. Cosa accade? Provo gioia, provo soddisfazione, provo consolazione. Mi dispiace dirti che i mistici ci dicono tutt'altro. I mistici ci dicono che mano a mano che iniziamo a scendere questi gradini della scala della povertà, dell'abbassamento, delle nostre imperfezioni, il cuore inizia a provare un dolore che aumenterà sempre di più fino a quando, ecco, ci inoltreremo e toccheremo la nostra miseria. Qual è e perché c'è questo dolore? È il dolore che nasce appunto dalla dal prendere consapevolezza della nostra fragilità, dal prendere consapevolezza che siamo nei confronti di Dio inadempienti, nei confronti degli uomini, dei traditori. Noi ci pensavamo perfetti, dei buoni cristiani, che osservano la legge di Dio. Noi ci pensavamo che facevamo tanti sforzi, eppure molte volte ci rendiamo conto che invece siamo soltanto dei poveri peccatori. E quando arriveremo a dire siamo dei poveri peccatori con convinzione, con coscienza, ed è allora che pur sentendo il dolore noi siamo nella via della gioia, nella via della beatitudine, nella via della felicità. Perché dobbiamo purificarci anche da quello che è, per esempio, l'orgoglio spirituale. Scrive padre Jean La France: quando Dio decide di farsi conoscere, ci fa scendere gradino dopo gradino nell'abisso della nostra miseria e del nostro peccato. Per farlo ci scombussola e ci disorienta e ci riconduce all'essenzialità, ai nostri limiti e alle nostre debolezze. Io ho incontrato persone che hanno conosciuto Dio proprio vivendo questa esperienza di scombussolamento, di disorientamento della loro vita. Ricchi che hanno perso tutto, che sono tornati all'essenzialità della vita, che hanno visto il dolore, i limiti della vita, le debolezze e che poi hanno incontrato Dio. Dio si serve anche di questo per far sì amare, per far sì che noi ci salviamo e per far sì che noi possiamo riconoscerlo. Quindi non c'è mai disperazione per il cristiano, perché anche nel buio più profondo, più pesto, vi è sempre una luce in fondo che è la luce dell'amore, la luce della consolazione e la luce che ci viene da questo Dio che per amore si è fatto niente per ciascuno di noi. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore.